In questo video voglio condividere le tre lezioni importanti che ho imparato e mi sono portato a casa dal fallimento di FTX, perché personalmente penso che la cosa più importante sia ricevere dei feedback da ogni cosa che succede. Io non ho avuto alcuna perdita dal fallimento di FTX perché non avevo nemmeno il conto FTX, nonostante fosse tra i top 3 exchange sul mercato, ma purtroppo alcuni dei miei amici stretti hanno perso molti soldi e per questo spero che questo video sia d'aiuto a delle persone per non commettere gli stessi errori. Prima una brevissima introduzione su quello che è successo per poi passare ai tre punti importanti. FTX era considerata una delle piattaforme per scambio di token, quindi come exchange, più affidabili dell'intero mercato, e l'11 novembre ha avviato le procedure fallimentari. Il CEO Sam Bankman-Fried, detto anche SBF, possedeva anche una società di trading che si chiamava Alameda Research, che faceva però operazioni mediante i soldi depositati dalle persone su FTX, ovviamente all'insaputa dei clienti. E in aggiunta a tutto questo, gli asset di Alameda si reggevano sul token emesso da FTX, che è FTT. E in un mercato volatile come quello delle criptovalute, ha portato ad una serie di domino che lo ha fatto fallire. Ora, al di là delle motivazioni che ci possono essere dietro questo fallimento, molti dicono che sia stato anche il CEO di Binance, però al di là dei motivi che hanno scaturito questo fallimento, ci sono tre lezioni importanti da portarsi a casa che possono prevenire eventuali problemi in futuro. Il primo punto è che gli exchange, dal mio punto di vista, vanno utilizzati solamente per acquistare e vendere le cripto, non per tenerci le cripto sopra. Io compro le cripto sugli exchange, io uso Binance, ma subito dopo le trasferisco su Ledger, che è un wallet fisico. Un esempio importante per capire la differenza: ipotizziamo di comprare un Bitcoin, lo teniamo su l'exchange, l'exchange fallisce, abbiamo perso il nostro Bitcoin. Se invece noi compriamo il nostro Bitcoin ma lo trasferiamo dall'exchange a Ledger e l'exchange fallisce, noi comunque il nostro Bitcoin lo abbiamo qui dentro e quindi lo potremo andare a tradare su un altro exchange, però è qui che ce l'abbiamo. E questa si chiama self custody, ovvero che la custodia delle nostre cripto e dei nostri NFT è nostra e nessun fallimento di exchange può intaccare questo possedimento. Tra l'altro ho pubblicato un video il 7 novembre, che vuol dire che se è stato pubblicato il 7 lo avrò registrato l'1 e il 2 novembre, quindi prima del fallimento di FTX, che si chiamava proprio Ledger, come non farsi hackerare i propri NFT e le proprie cripto. Perché ripeto per l'ultima volta, chi ha le cripto sul proprio Ledger non viene intaccato dai fallimenti degli exchange. Altro piccolo retroscena, prima che succedesse il mega fallimento, con i miei amici stretti ho sempre detto di utilizzare Ledger per custodire le proprie criptovalute e i propri NFT, perché FTX non era il primo exchange ad essere fallito. Io personalmente li utilizzo solamente per acquistare le cripto, poi me li mando su Ledger o comunque altri hardware wallet, e non costano neanche tanto, quindi io sinceramente non ne vedo neanche il motivo di non averlo. Lezione numero 2 che ho imparato, o meglio che mi ha ricordato questa vicenda, è che nessuna azienda è too big to fail. Prima del crollo nessuno lo avrebbe detto: no, FTX è troppo grossa, figurati se può fallire. Ma avendo anche frequentato ed essendomi laureato alla facoltà di economia, una delle prime cose che si impara è che nessuna azienda è too big to fail. Questo era successo anche nel 2008 e in ogni recessione precedente. Quindi noi retailer, ovvero piccoli investitori, dobbiamo tutelarci come possiamo, perché questi fallimenti possono accadere per un motivo o per un altro. Avere l'elasticità mentale e un senso critico ci permette di fare delle scelte più sicure che ci tengono al sicuro dai pericoli. Terzo punto che ho imparato, avendo seguito ovviamente tutta la vicenda su Twitter, è che troppe persone hanno perso troppo tempo dietro al gossip della vicenda. Una volta capito che protestare non serve più ormai perché hanno dichiarato bancarotta e i soldi non vengono restituiti, voltare pagina e ritornare a formarsi per cercare nuove opportunità è la cosa più importante e più logica da fare. Ho visto molte persone che passavano ore e ore a commentare anche in malo modo, che è completamente comprensibile, o a guardare video gossip su che cosa avesse SBF nella sua macchina alle Bahamas. Comprendo la frustrazione, ma sono atteggiamenti inutili al fine di ritornare al nostro obiettivo. Quindi, ricapitolando, punto numero 1: tenere le proprie cripto su Ledger è il metodo migliore per custodire cripto ed NFT. Secondo punto: nessuna azienda è troppo grande per fallire, quindi sempre occhi aperti. E terzo punto: una volta che una situazione è irreversibile
recuperabile, rimettersi in carreggiata il prima possibile e non perdere troppo tempo dietro al gossip. Spero che questo video vi sia stato utile, in caso iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video oppure guardate il video che vi consiglia YouTube. Mentre decidete cosa fare, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.